Vuoi tu, signora Carota, prendere il qui presente signoraio come tuo legittimo sposo? Sì, lo voglio. E tu, signoraio, vuoi prendere la qui presente signora Carota come tua sposa? Sì, la voglio. Oiù, ma come fa questi matrimoni? Il vero sposalizio può avvenire solo tra verdura e carne. Ciao belli ragazzi, il piatto che vado a prepararvi oggi è un piatto dove la verdura va a sposarsi con la carne, ovvero amen extramaritata. Dovete sapere che questo piatto va servito in Campania o il giorno di Santo Stefano o il giorno di Pasqua. Dalle zone dove provengo io, lo serviamo il giorno di Pasqua, subito dopo l'antipasto, perché è un piatto veramente strong. Gli ingredienti che ci servono per realizzarla sono delle verdure campestri, abbastanza amare. Io, ad esempio, ho trovato i broccoli di minestra, ho trovato la verza, ho trovato l'abieta e ho trovato la scarola, ma voi potete anche utilizzare il cardo oppure la borragine. Subito dopo abbiamo bisogno della carne e quindi abbiamo bisogno del piede di maiale, un po' di costatine, la lingua di maiale, il prosciutto di maiale, la salsiccia secca di maiale e infine dei pezzettini di carne di maiale abbastanza grassi e la cotenna di maiale. Uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva e sale. La prima cosa che andiamo a fare è quella di andare a sbollentare le verdure per circa 10 minuti, perché devono rimanere abbastanza croccanti, perché poi li dobbiamo ricucinare. Venite con me. Mentre facciamo sbollentare la verdura, in un'altra pentola mettiamo dell'acqua e la portiamo ad ebollizione per poi calare tutta la carne per una cottura totale di circa 2 ore. Una volta passate le 2 ore, togliamo i pezzi di carne che abbiamo messo interi e mettiamo da parte, li tagliamo a pezzettini. Togliamo la schiuma che ha fatto la carne, il grasso della carne, e aggiungiamo la verdura che abbiamo sbollentato prima e la facciamo cuocere per 30 minuti. Dopo che abbiamo calato le verdure e la salsiccia a tocchetti, facciamo cuocere il tutto a fiamma moderata per 30 minuti. Poi, una volta cotto, aggiungiamo la carne che abbiamo tagliato a pezzettini per finire il piatto. Ragazzi, se questa ricetta vi è piaciuta, lasciate un bel mi piace, condividetela con i vostri amici, ma soprattutto fateli iscrivere. Io vi auguro una buona Pasqua a tutti e mi raccomando, non va buffata assai.